Salve a tutti, benvenuti o bentornati. Come sempre invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere e commentare. Oggi un video recensione su un prodotto acquistato su Amazon. Mi sono trovato particolarmente bene e sono degli auricolari. Questi qui, i Jessenberg IT100. Sono degli auricolari molto ma molto piccoli, li vedete in ear e devo dirvi che nel rapporto qualità-prezzo, perché su Amazon io li ho pagati solamente, dico solamente, 11,90 € al momento in cui li ho acquistati, non so in questo momento se sono aumentate oppure no, e beh, mi hanno stupito. Uno perché calzano abbastanza bene nel mio orecchio. Poi sapete che cos'è? Che con gli auricolari, soprattutto gli in-ear, è sempre una questione particolarmente personale, perché degli auricolari calzano meglio, altri peggio. Ad alcune persone, alcuni auricolari che per qualcuno sono fantastici, per altri non vanno per nulla bene, quindi bisogna stare sempre là a fare una continua ricerca. E io ne faccio sempre una continua ricerca degli auricolari. Ho una valanga di auricolari. Sono rimasto particolarmente soddisfatto, però c'è una controindicazione. Quale controindicazione? Stai parlando benissimo di questi auricolari, a cui io do un voto di 4 stelle e mezzo su 5, perché sia con la musica e sia in chiamata funzionano molto bene, soprattutto ovviamente con la musica. In chiamata, in alcuni casi, si sente un leggero rumore metallico. Ma allora, perché c'è un problema? Beh, se a casa avete un gatto, come ce l'ho io, vi può capitare che il vostro gatto prenda i vostri auricolari che sono sopra il tavolo, con la zampetta, pim, li fa cadere per terra e uno dei due auricolari si è perso nell'universo. Quindi io adesso sto utilizzando solamente un auricolare, perché ho cercato dappertutto e non l'ho trovato. Quindi dopo circa 10 giorni di acquisto di questi auricolari, me ne rimane solamente uno, come mi è successo con degli auricolari che avevo acquistato poco prima di partire per andare in Brasile, e poi proprio sull'aereo che mi ha portato da Atlanta a San Paolo, un auricolare mi è finito per terra nell'aereo e proprio in fase di atterraggio è andato disperso. E che vi devo dire? Cercate di tenere lontano dalla portata dei gatti gli auricolari. Io vi ringrazio per questo video, vi invito a iscrivervi, lasciare un like, condividere, commentare e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!